C'è già il signor Aomas? Sì. Però volevo chiederle un chiarimento per quanto riguarda la questione, lei ha parlato di un certo Pastore Carlo. Sì. Si ricorda? Sì. Lei di questa storia dell'arresto di Pastura, da chi ne ha avuto notizie? Da lui stesso. Quando? In che occasione? Nel carcere. E ci vuol dire quando? Nel 93. Quindi quando fu arrestato Pastura lei lo vide immediatamente al carcere? Sì, lo portarono in una stanza di fronte alla mia e poi è passato nella stanza dove ero io. Era nella sua stanza. Lei, mi pare che ci sia un poco di confusione sulla questione dell'appartenenza di Pastura a un gruppo oppure a un altro. Lei ha detto stamattina dell'esistenza di un piccolo gruppo e poi quando invece si è ricordato il nome di Pastura ha fatto un riferimento più generico al gruppo di Picanello. Può chiarirmi un po'? Sì, perché Saro Grillo, diciamo, il suo gruppetto che aveva alla Civita si appoggiava a Carletto Campanello per le decisioni. Vabbè, nient'altro questo. Intervento successivo. Signor Presidente, Marino. Avvocato Marino. Senta, Avola, può dire alla Corte quando è nato? Io? Sì. 28-7-61. Quindi quanti anni ha? 34. E ha studiato, lei è andato a scuola? Poco. Poco che cosa intende? Quinta elementare. E poi? Poi me ne sono andato a lavorare. Che lavoro ha fatto? Facevo il pasticcere. Sino a che età lo ha fatto il pasticcere? Fino a 18 anni. Sempre il pasticcere, non ha... No, no, ho lavorato alla Costa Azzurra, in altri locali con mio padre. Ma non si è dedicato a delinquere? No, sì. No, io lavoravo. E com'è che poi ha intrapreso la strada? Niente, poi ho visto un film in televisione che facevano rapine. Ho visto che era possibile farlo, effettivamente ci riuscì. E si è messo a lavorare per i fatti suoi, quindi? Mi sono messo a fare rapine. Da solo? No, con altri ragazzi di Montepò. E poi è entrato a far parte di... Poi ho conosciuto Marcello. E quindi cosa ha fatto? Parte di una... preso parte ad una... ad una squadra, cosa ha fatto? No, ero vicino a Marcello, mi faceva fare qualche... Vabbè, questo lei l'ha detto, voglio dire... Sì. Lei comunque ha cominciato a vivere in maniera, diciamo, pericolosa. Ha fatto il delinquente per un paio d'anni, però... singolo, senza organizzazione. Senza autorizzazione. Poi invece con l'autorizzazione. No, no, senza organizzazione, no autorizzazione, ho detto. Con l'organizzazione. E in questa organizzazione sino a quando c'è stato? Io? Sì. 93. Sicché si può dire c'è stato lei per una ventina d'anni? No, 10. Ah, 10 anni. E in questi 10 anni lei ha mai tradito questa organizzazione di cui lei parla? Io no. Mai. Cioè non esiste che io ho fatto mai qualche cosa per polizia, ho fatto arrestare qualcuno, sì. Non, mai. Senta, durante questi 10 anni... Mi pare di aver capito che lei veniva pagato? Sì. Veniva pagato con assiduità, come? Ogni mese. Ogni mese. E poi nel 93 che cosa è successo? Nel 93 mi hanno arrestato per detenzione d'arma, poi mi è arrivato il mandato di cattura per dileo, forza maggiore, e poi ho collaborato. E durante quei 10 anni di cui lei parla... Ha fatto mai un conteggio di quanti omicidi ha fatto lei personalmente? No. Non lo sa quando, non se lo no. Ricorda? No. Cioè non si ricorda quanti omicidi lei ha fatto? No. Senta, e dopo che ha iniziato la collaborazione è stato pagato? Pagato da chi? Lo dica lei, se è stato pagato e da chi? Beh, non mi ero né soldi da nessuno, né nell'organizzazione, niente, io... No, dico, lo Stato l'ha pagata oppure la paga o... A me no. Cioè mi dà il contributo ora per vivere, perché non ce n'ho soldi. Quindi cioè, quello paga. Che faceva Cosa Nostra lo sta facendo lo Stato. Ecco, in pratica prima lo cioè, faceva Cosa Nostra... Io devo vivere purtroppo, devo dare a mangiare i miei figli, a rubare non ci posso andare. No, 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 ma io non...
non le voglio, voglio capire un attimino l'atteggiamento. Quindi prima lei vuole, vuole sapere come vivo un pentito, glielo dico io. Ha un contributo mensile, ma se i figli gli danno i soldi, gli danno un appartamento e vive tranquillo. Ecco. E fa il collaboratore di giustizia, invece di fare il killer. Questa è la vita di un pentito. I pentiti quelli giusti. Poi ci sono i pentiti che dopo che escono se ne vanno anche a rubare. Non è il mio caso. Quindi sostanzialmente lei... Mi sta mantenendo lo Stato, sì. Ecco. Quindi sostanzialmente voglio dire, se lei... Certo, non faccio il lusso che facevo prima, logicamente. Mi debba adeguare lo stipendio come una persona normalissima. Normalissima. Quindi lei si sente una persona assolutamente normale. Questo è il concetto. Su questo lato, sì. Perfetto. Su quale altro non si sente normale? Lei ha detto su questo lato, sì. Su quale altro non si sente normale? No, io mi sento normale su tutto il campo. Logicamente non sono quel grande collaboratore che accusa i compagni e che sono compagno con piacere. Cioè, sento sempre una cosa dentro, sempre li ho vissuto con 15 anni con queste persone. Allora ho una cosa dentro che mi fa stare male. Che cosa che mi passerà? Perché lo sto dimostrando che io sto parlando ugualmente qui davanti alla Corte. Però sembra come se uno è sposato per 15 anni con una persona e poi vuole divorziare. E senza volerlo la pensa sempre quella persona. Quindi anche allora che piano piano si distacca, allora, però ha qualche cosa, un ricordo sempre assiduo. Allora si può dire che lei qualche volta è pentito di essersi pentito? No, questo mai. Perché lei fa delle scelte decise? No, perché poi questo non è un altro. Non ero qua. Ho capito. Ho fatto la mia scelta ormai, basta. Senta, posso chiederle come mai lei ricorda i fatti che altri avrebbero commesso e lei non ricorda i suoi omicidi, cioè quelli che lei ha commesso? No, noi altri li possiamo ricordare qui in diretta. Siccome lei insieme. Precedentemente ha detto io non li ricordo tutti. Ma non mi metto a contarli i morti, però se noi altri ne parliamo, mi diciamo, allora, contiamo i morti che hai fatto tu, e io piano piano nel tempo gli dico, nell'83 ne ho fatti due, nell'84 ne ho fatti cinque, nell'86 ne ho fatti... Piano piano, però così su due piedi non gli posso dire ho fatto 30 omicidi o 50 omicidi o 15 omicidi. Senta, se li vogliamo contare per me. Lei molte volte ha detto durante la sua deposizione su domande dei signori pubblici ministeri, questo lo so perché me l'hanno detto, senza specificare la fonte, o altre volte servendosi di imputati in questo processo. E a tal proposito io le chiedo, lei lo sa che per essere utilizzate, gliel'hanno spiegato, voglio sapere, che per essere utilizzate le sue accuse o delazioni devono promanare da una fonte certa? La fonte certa a me me le raccontavano le cose, gli imputati quando li facevano. Cioè, se io chiedevo qualche cosa, non mi dicevano non sono stato io, se chiedevo a un altro amico mio, che chi l'ha fatto questo omicidio? Non c'è un motivo di non dirlo. Aspetti, non si ravvisa la conducenza della domanda al tema del controesame, né a quello della verifica di attendibilità. Prendo atto, signor Presidente, che per quanto riguarda le domande... è una premessa questa che dovrebbe portare ad altre domande. Infatti, se lei mi interrompe... Avvocato, appunto, facciamo... atto della conducenza sulla... Facciamo la domanda successiva, sì. Le dicevo, l'ambiente di cui lei dice in punto di esistenza e quant'altro non è un ambiente salottiero per quel che è dato immaginare, è un ambiente nel quale, così si apprende dalle sue labbra, dalla sua voce, essere omertoso, no? Sì. È così o non è così? È così. Non è salottiero? Cioè non si parla tanto per parlare, tanto no, per... No, c'è l'omertà. Ecco. Ma lei dice però che altri le avrebbero detto quasi salottieramente, su semplice domanda, quello che lei non aveva fatto insieme ad altri e che quindi si poteva attribuire solo agli altri. Certo, però lei sta dimenticando che io mi chiamo Maurizio Avola, non mi chiamo Angelo Hashimi e Santa Paola, che non gli raccontavano niente. Io mi chiamavo Maurizio Avola. E perché avrebbero dovuto raccontarle perché qualcosa? Maurizio Avola, Catania, Cosa Nostra è rispettato, non era Iangeleggio. Ah, allora quindi una forma di... Sì, è come se lo chiedeva Marcello D'Agata, come se lo chiedeva un altro. Scusi, senta, cos'era? È una forma di rispetto? Una forma di rispetto, di narcisismo, collega. Di timore, cos'era? Una forma di timore che avevano nei suoi confronti? Anche. Anche. Vale a dire, lei era all'apice di questa organizzazione, secondo quello che dice, no?
Io ero conosciutissimo, sì. Ma conosciutissimo che signor, basta essere conosciuto per sentirsi dire le cose che certamente non si confessano al primo venuto. Lo sapevano chi ero. Stiamo parlando di membri dell'organizzazione. Ma vuole essere un po' più credibile, vuole dire quali sono le ragioni per le quali gli altri avrebbero dovuto dirle qualcosa? Ma questo io non glielo so dire, per rispetto, perché avevano fiducia, non lo so. Come io potevo raccontare una cosa mia, qualche cosa mia personale, se venivano in Santa Paola, non gli dicevo non sono stato io. Dice, Maurizio, ne sai cosa di questo omicidio? Sì, l'ho fatto io e di Leo. Cioè, è normale, fra me in Santa Paola. Certo, se veniva un ragazzino di Montepoi e mi diceva, Maurizio, che hai fatto questo omicidio? Non lo so come ci finiva. Allora, mettiamola sotto un altro profilo. Sostanzialmente, se lei non si chiamasse Maurizio Avola, così come evidentemente, cioè lei attribuisce a se stesso un grande valore, ma si chiamasse in altro modo, pur appartenendo all'organizzazione, a lei avrebbero detto che cosa altri avessero effettivamente compiuto? Se era un ragazzino, no. Che significa ragazzino? Un ragazzo che sta crescendo ora, di Borgata, non può né domandare e non ci deve dare questo conto a nessuno. Ma lei però fra noi altri dell'organizzazione... Si ricorda quanti anni aveva quando ha iniziato? L'ha detto lei stesso prima? Un 22 anni, sì. E cos'era, un uomo adulto a 22 anni? No. Era un ragazzino? Un ragazzino. Lo è ancora tutto sommato, voglio dire, non è che c'ha 60 anni. Insomma, ragazzino non lo so. Ma neanche si può dire che lei sia già arrivato, no? In quel, per quello che è l'immaginario collettivo che si ha di questi ambienti che voi avete cercato di... Io ho 34 anni e non sono ragazzino. Ecco, 34 anni, vabbè, questo mi interessava sapere. Quindi un dato è certo, ai ragazzini non veniva assolutamente dato conoscere quelli che erano le azioni di altri. Sì. È così? Certo. Ecco. Bene, senta, lei ha detto, per andare allo specifico, interrogato su Marsiglione, che sarebbe stato testimone di un fatto. Sì. Può dire di questo fatto? Il fatto che hanno bruciato il capannone... Di chi? Mister Bianco, non lo so, era di... No, non lo so, non... lei deve dire, di chi? Era interessato Arcidiacono e Marsiglione. Dove si trova questo capannone? A Mister Bianco. Dove? Non lo so dove. Non lo so, ok. E qual era, come si è verificato questo fatto di cui lei parla? Hanno aperto il capannone e hanno messo una lampadina da scabile con una... Lei c'era quando hanno aperto il capannone? Sì. Beh, io lo devo contestare che lei... Cioè c'ero che ero lì nel capannone con Santo Battaglia, non è che ho assistito all'incendio. Poi me ne sono andato con Alfio Figlieri. Lei ha detto prima, ha aperto o hanno aperto? Cosa ha detto? Ha aperto o hanno aperto? Hanno aperto. Hanno aperto. Lo hanno aperto davanti a lei? Era lì, nell'altro stabile di dove eravamo. Le sto facendo una domanda, lei mi deve rispondere. No. Lo hanno aperto davanti a no. lei? Era già aperto? Sì. E che no, cosa... ci sono andato ad aprirlo, non lo sapevano le chiavi, perché è stato, diciamo, dall'interno, non è che era una truffa. Le sto facendo una domanda per la seconda volta, lei ha detto... Non c'ero io davanti al capannone. Davanti a me? No. Lei era presente? No. No, allora come fa a parlare di chiavi e di quant'altro? Perché io ero con Santo Battaglia e Alfio Figuera. Le rifaccio la domanda. Lei ha detto lo hanno aperto. Ora io le ho fatto un'altra domanda. Se c'era quando lo hanno aperto? Lei ha detto no, però ha parlato di chiavi. Certo, non l'hanno scassato, l'hanno aperto con le chiavi. Non è che dovevano fare un furto. Allora lo avevano aperto prima. Era un capannone suo che dovevano fare la truffa all'assicurazione. Ora uno che è proprietario di una cosa. Ma può dire dove si trovi? Io voglio a Mister Bianco. Lei basta, conosce non... Mister Bianco? Quante volte c'è stato a Mister Bianco? Mille volte, ma non mille lo volte. Conosco. E allora è verso. Verso dov'è questo capannone? Salendo. Salendo verso dove? Verso Mister Bianco. Prima della città, dopo della città? Prima della città. Prego? Prima della città. Ed è un capannone? Sì. Non è uno stabile, è un capannone? Capannone, non c'è l'edificio di sopra, sì. Non c'è l'edificio di sopra. Bene. E allora, che cosa è successo? Niente, hanno messo sta lampadina da scabile con sto giornale di sotto e la luce forte nella...
nella lente di ingrandimento, che travanando diciamo, la lente di ingrandimento con la lampadina da scabile, provoca il fuoco nel giornale. Però l'hanno chiuso e se ne sono andati. Hanno messo, hanno tolto, aspetti un momento, mi faccia finire la discussione. Prego, scusi me. Tolgono tutta la roba vecchia, un camion di uno o due camion di roba vecchia, mm-hmm. Di roba nuova, e mettono tutta roba vecchia, per avere un riscontro con i pompieri, che c'era effettivamente abbigliamento lì dentro, invece erano tutte cose vecchie, cose comprate alla fiera. Perfetto. E una truffa. Lo dice lei. Lo dico io. Certo, ci mancherebbe altro. Dunque, allora mi dico un po', sta lampadina tascabile com'era, se la ricordo? Vabbè, no, vabbè, niente. Ma quando mai? Che non mi ricordo niente. La lampadina tascabile costa 3.000 lire. Ah, una lampadina tascabile, quindi con una comune lampadina. La lampadina tascabile potente, la lampadina, non lo so quanto 3.000 costa. 3.000 lire. Ma non me ne compro la lampadina tascabile, avvocato. Prego? Non ne compro lampadine da scabile, non lo so quanto costa. Cioè lei non ha mai comprato una lampadina da scabile? No, ho i bighelli a casa, quelli che si accendono. Ma voglio dire, come mai allora, se lei non ha mai comprato una lampadina, perché parla di 3.000 lire? E non lo so quanto può costare una lampadina da scabile. Ma perché lo dice, se lei non lo sa? Perché dice perché delle cose che non siccome sa? Siccome è una cosa che si può comprare tutti i giorni per gli appartamenti, non penso che costa così caro una lampadina da scabile. Qui si cerca di capire se lei ha conoscenza dei fatti, o seppure i fatti se le inventa. Guardi, io non sono aggiornato quando costa una lampadina da scabile. Comunque, siccome lei ha detto che costava 3.000 lire la lampadina, evidentemente la corte ne prenderà atto. Va bene. Senta un'altra cosa. E allora che cosa è successo? Ha messo questa lampadina da 3.000 lire con la lampadina, con questa lampada comune, per così dire, e poi che è successo? E provoca il fuoco nel giornale. Come? Provoca del fuoco nel giornale. Lei l'ha visto questo fuoco? No. Eh? No. No. Io passando con Alfio Fighiera, poi abbiamo visto arrivare i pompieri e il capannone che le fiamme erano altissime. Quando l'ha visto questo capannone bruciare? Dopo mezz'ora, un quarto d'ora. Cioè allora lei che cosa ha fatto? Quando... Niente, io ero con Alfio Fighiera e è stato quel giorno che mi ha confidato lo strangolamento di suo zio. Sì, no, no, ma a me non interessa, lei non deve divagare. No, in quale occasione eravamo? Lei deve rispondere alle mie domande. E va bene, ha messo la luce in questa lampadina da scabile e provoca il fuoco. Questo lo facevo io da bambino con il sole. Allora possiamo dire che lei sarebbe stato nelle condizioni di poterlo fare? Sì, anche, non penso che è una cosa così difficile. Quindi possiamo dire anche che lei lo ha fatto? No, fatto no. Lo ha detto prima? Lo potrei fare, ma non l'ho fatto, non c'ero io. Ha detto che l'aveva fatto da bambino? Sì, con il sole però. Però lo aveva fatto lei? Con il sole, sì, giocavo con il sole a bruciare il giornale con la lampadina. Quindi lei riferisce una cosa che le appartiene sul piano dell'esperienza, perché a suo tempo lei questa esperienza l'aveva fatta, è così? È una domanda questa, avvocato? Sì, è una domanda. Non l'ho fatto mai. E può essere anche suggestiva, signor pubblico ministero. Io giocavo da bambino con la lampadina. Prego? Giocavo da bambino con il sole e la luce che trapassava lì e si prendeva a fuoco il giornale. Vabbè, torniamo sui fatti. Quindi lei sostanzialmente avrebbe assistito a questa... A questa tecnica. A questa tecnica... Spiegata da Santo Battaglia e da Alfio Fighiera. Spiegata? Spiegata. Spiegata. Che vuol dire spiegata? Che mi hanno detto che legavano sto filo, ste cose, mettevano così, poi cadeva, dice arrivavano i pompieri e non capivano che era stato un incendio doloso, ma bensì causato da qualche cosa. Ma perché avrebbero dovuto spiegargliela loro se lei l'ha vista? Ma perché non capivo che cosa stavano combinando? C'è uno che non l'ha fatto mai, ma una cosa. Scusi, se lei già sapeva come funzionava con il sole, tecnica, avvocato, con il sole. Che motivo aveva di farsela spiegare? Io ero con il sole, era diverso, io ero bambino, giocavo con il sole. Sì, lei è bravo. Un attimo, perché vorrei dire un'altra cosa. Dunque, allora, quindi, ha visto collocare questa questione qua, questa cosa qua, questo... filo e quant'altro e se n'è andato o è rimasto sui luoghi? No, me ne sono andato io e Alfio Fighiera. Se n'è andato? Sì. Cioè ha lasciato i luoghi? Io e Alfio Fighiera, sì. E dove è andato? Accompagnare a Santo Battaglia a casa. E dove abita questo signore? A Linere, a Monte Palma. Lontano o vicino da Mister Bianco? No, un pezzo di strada, ce n'è tanto lontano. Quanto ci avrebbe impiegato lei per arrivarvi? Un quarto d'ora. Beh, io le contesto che lei precedentemente ha detto che si sarebbe prima fermato un quarto d'ora, 20 minuti e che avrebbe visto addirittura i pompieri. I? Chiedo scusa, avvocato. I pompieri. Chiedo scusa, qual è la parte che sta utilizzando? No, presidente, io le chiedo scusa. Però no, io temo che questi interventi del signor pubblico ministero tendano, non me ne voglia il signor pubblico ministero, a far prendere respiro
alla collaborante. Io ritengo che questo non sia del tutto giusto. Avvocato, non è neanche giusto questa affermazione che sta facendo. Ma non è neanche io le giusto, soltanto chiedendo non è neanche qual è la giusto parte. Che io mi senta... Allora, signor... Qual è la parte del verbale che ho utilizzato? Io intendo che si eviti in maniera assoluta di andare sopra tono, avvocato Marino. Sì. Sì, perché sì. Il sovrattono provoca echi che sono controindicati con la... Signor Presidente. Con lo spirito stesso cui deve essere informato il controesame, che non è lo spirito della provocazione, allora, ma è Presidente, quello dell'accertamento della verità. Bravo, perfetto. No, bravo lei, non io. E quindi no, questo è il primo monito sereno che sto dando a lei e a tutti e ai suoi colleghi per quanto riguarda il controesame. Sì, signor Presidente. Si eviti la provocazione. Presidente, abbiamo bisogno di monito, non credo. Posso? Sì, avvocato Catania, lei purtroppo è stato ammonito da me anche in questo senso, quindi la prego di non prendere parola. Nel corso di controesami precedenti. Ah, io non sto prendendo atto adesso, Presidente. Sì, come e no. Allora andrò a vedere dove ho meritato questa ammonizione, Presidente. Certamente. Se eventualmente sarà mia cura stessa. Avvocato, non è che le ammonizioni devono essere fatte sovrattono come mi state spingendo a fare. Abbiate pazienza, possono essere più garbate di queste ed essere ugualmente... degli ammonimenti e mi pare che c'è stata qualcosa. Sinceramente non me ne sono accorto, Presidente. Mi dispiace, vuol dire che sarò più deciso e nella forma sarò più brutale. No, cosa vuole che le dica? Non invito a essere brutale, lei mi sta invitando a essere più esplicito. No, perché no, se io guardi che è successo proprio con lei che lei è andato sovrattono nel corso, adesso non ricordo più di quale controesame, e poi c'è stato un incidente in aula. Ecco. Io lo ricordo, Presidente. E lo ricordo io. Verificherò nei verbali. Bene. Allora, se vogliamo riprendere, cerchiamo di calmarci e di raffreddarci, avvocato Marino. Con tutto il rispetto, signor Presidente, le devo dire... prego soprattutto di non interloquire col pubblico ministero direttamente. Signor Presidente, però io la prego di volermi un attimino consentire un fuori programma. Che cosa, avvocato Marino? Un fuori programma. Voglio dire, io sono... perché le parti in causa siano trattate allo stesso modo. Perché se il pubblico ministero rappresenta l'accusa, noi rappresentiamo... Stamattina sono dovuto intervenire proprio su questo argomento, e cioè che c'erano opposizioni che non avevano nessun fondamento, né tecnico, né sotto nessun altro aspetto, ma erano soltanto degli espedienti per bloccare... la dichiarazione dell'imputato. Avvocato Marino. Ma Presidente, dico... E allora, per regolarci... Ma dico, Presidente, vuole che ce ne andiamo da quest'Aula? Io, no, sinceramente, io non voglio provocare nessuno. Io avvocato Catania, se voi volete prendere iniziative di questo genere, ribadisco per la seconda volta che non importa assolutamente niente. Voglio dire, no, perché la sta prendendo... che io voglio, sto ma manifestando sì, volontà, che sto lei... dicendo soltanto guardatevi dall'andare sovrattono. Se lei continua a dire che le nostre opposizioni sono meramente dilatorie, che fanno perdere tempo, lei continua a dire che la nostra funzione qui è assolutamente inutile. Presidente, io non so se lei, quando fa questa affermazione, coglie questa implicazione delle affermazioni che fa. Se lei continua a dire che noi qui facciamo opposizioni solo per perdere tempo, vuol dire che noi siamo qui a perdere tempo e a fare perdere tempo a tutti. Questo lo sto dicendo. Presidente, chiedo che lo dia. Questo lo sta dicendo lei, avvocato Catania. Presidente, è la conseguenza di quello che dice lei, Presidente, perché io l'ho scoperto oggi di essere stato ammonito, Presidente. Non me ne ero mai accorto di essere stato. La prego di sospendere l'udienza per 10 minuti. Solo voglio precisare una cosa. L'avvocato Marino mi ha fatto osservare che l'intervento del pubblico ministero, devo precisare questo e poi sospendo l'udienza, l'avvocato Marino. In questo momento sospendere l'udienza, non dopo. No, avvocato Russo. È una preghiera, lei non l'accorge. Devo solo precisare che l'avvocato Marino ha fatto carico al pubblico ministero di aver usato un espediente diretto soltanto a impedirgli il controesame.
Io ho ribadito che questa mattina si è verificato ed è stato necessario un mio intervento per bloccare un'opposizione che aveva la stessa funzione. Dopodiché il signor Avola si accomoda da quella parte. E si astenga da queste provocazioni, signor Avola. E l'udienza è sospesa. Posso, Presidente, chiedo scusa, Presidente. Allora diamo atto al verbale che il signor Avola, nell'atto di allontanarsi, ha rivolto un gesto che si interpreta come una provocazione in certa persona. Le chiedo scusa. Che non so a chi era diretta. Le chiedo scusa, Presidente, prego. Prima che si ritiri, brevissimamente. Silenzio in aula. Silenzio. Questa sola considerazione, Presidente. Il discorso del fuoritono purtroppo è un'eventualità che può accadere. Chiedo di riflettere sul fatto che in un processo del genere il fuoritono può non essere né una cosa voluta né una colpa da parte dei difensori. E la prego di riflettere sul fatto che quando lei ha ammonito tutte le difese a non andare fuoritono, ha in qualche modo provocato la reazione di chi le diceva: Presidente, ma in quale maniera non si va fuoritono? Ora, io non credo che il giudizio possa generalizzarsi, i colleghi, a mio modo di vedere, hanno fatto tutti il loro dovere nel modo migliore che hanno ritenuto. Le osservazioni in un processo del genere sono da... Lei stesso mi ha invitato a farlo, con molta prudenza l'hanno fatte, soprattutto ai difensori che vivono questa realtà insieme a lei e in posizione decisamente più difficile della Procura della Repubblica. Tutto qua. Dobbiamo sospendere? L'udienza è sospesa. Faccio io nominando lo studio processuale all'avvocato Giorgio Antosci. Allora, signor Avola, dobbiamo intenderci su una cosa. Io vorrei chiedere scusa alla Corte per il gesto che ho fatto, sì. Però purtroppo nelle gabbie ci sono sia uomini d'onore. No, ma adesso lasci stare questo perché tono. Non vogliono lei fare il processo serio. Scusi, lei ha detto che ora fa il collaboratore di giustizia. Sì, ma queste parole perché me le debbono dire? Guardi, ci sono gli avvocati per difendere. Significa anche questo, che lei per la forse da molto tempo a questa parte, da qualche anno, lei è uno che è particolarmente soggetto alla legge ed è con tutte le implicazioni possibili, e fra queste implicazioni c'è anche quella di soggiacere alla condizione particolare in cui si svolgono certi processi e alla peculiarità di questi processi. Quindi io la invito e la ammonisco a non raccogliere nessuna provocazione, cioè lei in questo momento è nelle condizioni di subire e deve subire. Perché a tutti noi interessa questa sua particolare condizione, perché è importante mantenere la serenità di animo ai fini di cogliere tutti gli aspetti di verità che ci possono essere insiti nelle sue dichiarazioni e quindi che in definitiva attengono al suo stesso atteggiamento, al suo modo di porsi rispetto alla condizione in cui lei si trova ora. Andiamo avanti, avvocato Marino. Allora, in definitiva, lei era presente quando ebbe a divampare questo incendio oppure no? Sì, abbiamo accompagnato a Santo Battaglia a casa e siamo ritornati sul luogo con Alfio Fighiera. Abbiamo fatto un paio di giri con la macchina e il fuoco era divampato altissimo. Sono arrivati i pompieri e ce ne siamo andati. Signor Presidente, una contestazione. È lo stesso verbale del 30 marzo del 1994, il foglio è il numero 4, laddove si dice: in effetti dopo circa mezz'ora che noi avevamo lasciato il capannone, divampò l'incendio. Questo è quello che lui dice. Ovviamente si capisce benissimo che questo incendio si sarebbe verificato però nella assenza di Avola. Mi riprometto poi evidentemente di porre all'attenzione della Corte il verbale di cui si parla.
Allora le chiedo, è vero quello che sta dicendo ora o è vero quello che aveva già detto allora? Io mi ricordo che abbiamo accompagnato a Santo Battaglia, l'incendio aveva cominciato, covava piano piano, quando sono ritornato con Alfio Fighiere di accompagnare a Santo Battaglia era già divampato grosso. Come mai allora ha detto così come ha detto nel foglio 4 di quel verbale di cui io le ho dato lettura? Cioè che io ero lì quando è divampato? No, l'esatto contrario. Che non c'ero quando è divampato? Sì signore. Perché covava piano piano l'incendio? Basta circa mezz'ora, un quarto d'ora per appiccarsi l'incendio. Vabbè, la corte ne prenderà atto. Senta, un'altra domanda. Lei ha detto di aver iniziato il suo rapporto di collaborazione nel 1993, sbaglio? 94. Ah, nel 94. Si ricorda quando ebbe a parlare per la prima volta di Marsiglione? No. Fu subito all'inizio della collaborazione? No, io non mi ricordo, può essere il mezzo, il finale, non era questo personaggio di spicco il Marsiglione. Possiamo dire che non era neanche personaggio? No, ero conosciuto tramite Usalaro, però no, non era un compagno mio intimo che ne parlavo. Cioè... Nel senso che lei lo conosceva? No, nel senso che io quando ho cominciato a collaborare non parlavo di un incendio. Le ho fatto una domanda, nel senso che lei lo conosceva? Ho parlato di altre cose all'inizio, io lo conoscevo, certo che lo conoscevo. E come spiega il fatto che, sentito in pubblica udienza il 22/11/1994 nel processo Pisano Santo più 77, e questa è una contestazione, signor Presidente, a pagina 233 lei quando viene controesaminato, lei dice, Pisano Santo, a proposito di Marsiglione, che lo conosceva di vista. Non conosceva il cognome. E che però non si ricordava di questo cognome. Chiedo scusa, avvocato. L'espressione esatta io la leggo, signor pubblico. Ecco, ministero. Grazie, avvocato. Grazie. Allora, senta lei, certi Marsiglioni, ovviamente gli altri non li difendo io, quindi la cosa non è. Li conosce, punto interrogativo. Risposta di Avola, di vista. Chi sono, me lo dice? Punto interrogativo. Risposta di Avola, non lo so. Mi ricordo questo cognome, però non mi ricordo in quale circostanza l'ho conosciuto. Questo è il 24/11/94. Dopo che già quindi aveva reso una dichiarazione al pubblico ministero e che è oggetto della verbalizzazione del 30 marzo 1994, ore 18:30. Come spiega quindi che il 30 marzo 1994 lei dice di conoscere e parla dell'episodio della lampadina e poi in data 22/11/1994 in pubblica udienza lei, tornando sui suoi passi, dice di non ricordare persino in quale circostanza l'avrebbe conosciuto? Ha capito la domanda, Avola? No, non l'ho capita, ma non ci so rispondere. Prego? No, non so rispondere, io quello che so di Marsiglione. Grazie, grazie. Senta, ricorda se i locali della MAFA erano aperti al pubblico? Sì, è un'assicurazione. Lei ha visto molta gente o poca gente, ammesso che c'è andato e quando c'è andato? Ammesso che ci sono andato, qualche persona l'ho vista. E persone che facevano parte delle pretese riunioni di cui lei ha parlato stamattina o no? No, persone che facevano le assicurazioni nelle macchine, c'erano un'agenzia. E quando andavano in questa assicurazione con chi parlavano? Io? No, le persone di cui lei ha parlato. C'erano gli impiegati. E tra le persone che erano impiegate a questo compito vi era anche, entro in una difesa, ma voglio dire, i colleghi mi capiranno perfettamente, vi era anche il signor Arcidiacono? No. Cioè il signor Arcidiacono non si occupava dell'assicurazione? No. Ma non era il titolare di quell'agenzia? Sì, però si faceva la riunione con noi altri per altre cose, no? Per le assicurazioni. Io su questo punto
devo farle una contestazione. Lei ha detto che ha sentito in verbali che il signor allora chiedo scusa un attimo, Presidente. Devo trovare il punto, perché questa è un'altra novità nella novità. Cercherò il punto. Comunque lei ha detto precedentemente che il titolare di quella agenzia non faceva parte delle riunioni, che avrebbe visto il signor Marsiglione all'interno dell'agenzia discutere col signor arcidiacono. Avvocato, voi facevate la domanda delle riunioni. Fatto su arcidiacono. C'è quel no, punto, signor pubblico ministero. Sì, grazie. Purtroppo io non ho i collaboratori che. Avvocato, io mi cerco le cose da solo. Ve li invidio, ma ottimi collaboratori. Non ci posso fare niente. Mi cerco le cose da solo. No, mi fa piacere come cittadino, eh? Attenzione. Questo non merita tanto. Probabilmente, signor pubblico ministero, è nel verbale che voi avete depositato ieri mattina, che io invece non ho, per avere la copia con gli omissis. Quindi, per poter fare la contestazione, devo avere una copia del vostro verbale. Perché è tra quelle parti coperte da omissis per quanto mi riguarda, e che ieri mattina, 30 marzo 1994, 18:30. Beh, avvocato, prima verifica e poi dopo magari fa la contestazione. Signor Presidente, mi permetto di dirle che ho già verificato, altrimenti non mi sarei permesso. Poi, errare è umano, giusto? Allora, vediamo un po' dopo. Allora, foglio 5, signor pubblico ministero. Di quale verbale, avvocato? Sempre di quello che lei ha depositato senza gli omissis ieri mattina. 30 marzo di pomeriggio? Sì, signor. Il Marsiglione non partecipava alle riunioni, ma era presente nella stanza attigua, quella in cui le stesse si tenevano. Le chiedo, signor Avola. Chiedo scusa, la contestazione quale sarebbe, avvocato? Glielo dico subito. Del resto neppure Franco Usalaro partecipava a tali riunioni. Né ad esempio Giovanni Troppo. Sì, ma questa è cosa diversa da quello che lei ha affermato. No, non è cosa diversa. Presidente, giudichi lei se è cosa diversa. Procedo alla contestazione, avvocato. Ecco, grazie. Che no, significa allora, che la invito a fare notare. È quello che stavo facendo. Mi aveva, tra l'altro, invitato a fare la contestazione, cosa che stavo per fare. Quindi lei sta dicendo ora che Marsiglione e il titolare della MAFA avrebbero partecipato alle riunioni. No, così. Io Marsiglione non lo sto dicendo, arcidiacono sì. Io parlavo per arcidiacono, Marsiglione io ho soltanto quella vicenda che ho raccontato e basta. E allora, lei quindi allora dice che Franco Usalaro ha partecipato quando... Le faccio presente. Franco Usalaro glielo faccio fare a chi gli compete la contestazione, avvocato. Signor Presidente, attiene anche alla posizione del mio. Mi sono spiegato. Non c'è materia di contestazione per la posizione. No, c'è contestazione, perché lui dice che partecipava a questa riunione il signor Arcidiacono, invece ora, il signor Arcidiacono... Ora mi pare di avere sentito, ma poi sa, tutto è opinabile, che per quanto riguarda Marsiglione non partecipava. Sì, ma non partecipava neanche l'altro. Non partecipava. Avvocato, se ci sarà una contestazione come la sua, io non lo so, dico la... Diga, perché diga. Ci dobbiamo intendere a mezza parola, non mi dovete fare insistere sino a questo punto. Signor Presidente, io penso. Avvocato, che... non si ammette la contestazione e tagliamo corto. Avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti.
consenta. Nella deposizione che lei rende il 31 marzo del 1994, lei dice: di aver riconosciuto il Marsiglione in un certo modo. Si ricorda quale? Sì, con l'arresto di Aldo Ercolano, nel giornale. E come spiega il fatto che, sentito sempre all'udienza del 22/11/1994, si smentisce su questo punto? Cioè lei dice al 22/11/94 di non averli conosciuti come che indicati sul giornale, se lo ricorda? Chiedo scusa avvocato, dovrebbe leggere esattamente il passo cortesemente. Allora devo contestare. Lei dice, la domanda è questa: per quali ragioni li conosce di vista? Ma stiamo parlando sempre di Arcidiacono. Che cosa avevano fatto memorizzare questi cognomi? Mi scusi, stiamo parlando di Arcidiacono? Risposta sua, no, sto parlando di Marsiglione. Marsiglione. Risposta sua, non lo so, non me lo ricordo. Altra domanda, non sono nomi che lei ha letto sul giornale? Sua risposta, no. Qual è la verità? È la verità questa che sto dicendo. Quale? Io l'ho riconosciuto sul giornale che era Marsiglione. Come mai in data 22/11/94 dice l'esatto contrario? Non lo so. Prego? Non lo so perché dico il contrario. Grazie. Avvocato, chiedo scusa, però dovrebbe dare atto che è stata riproposta la domanda sempre dal difensore. Sì, che faceva, è stata riproposta il controesame, e vi è stata opposizione da parte del Ministero. E che quindi poi non si è potuto neanche concludere su quel punto. No, signor Presidente. E deve leggere tutto, avvocato. No, io non devo leggere tutto, io devo leggere solo questo. Avvocato Marino, può procedere. Ecco. Mi riprometto, signor Presidente, di far avere la copia del verbale dell'udienza del 22/11/1994, pagina 233-234, nel fascicolo relativo al procedimento contro Pisano Santo più 67. Più 67. Dovrebbe essere già gli atti del dibattimento, poi. Aula Bunker, Re Bibbia, Roma, esatto, io lo dico. 235, avvocato, così si completa il discorso. Prego? Anche e al momento in cui il pubblico ministero riprenderà l'esame potrà... Eh no, ma se si fa una contestazione, Presidente, la si fa in maniera completa, non si contesta soltanto in parte, in modo da spiegare... In ogni caso la Corte ha a disposizione tutti i verbali. Sì, signor Presidente, però mi deve consentire di interloquire col pubblico ministero, perché non è giusto... No, non le consento. Non è giusto che il lei proceda, proceda, avvocato. Le ho dato la facoltà di continuare. Grazie, Presidente. Senta, lei ieri, rispondendo alle domande del pubblico ministero, ha detto, ha riferito a Marsiglione, che era solito bruciare capannoni. Io parlavo di questo capannone. Allora, solo di questo capannone, non di altri. Poi avevano degli altri capannoni. Scusi, risponda alla mia domanda. Ho risposto alla sua domanda. La domanda è di questo capannone c'ero io. Grazie. E gli altri sapevo che avevano l'assicurazione e li bruciavano per gli l'assicurazione. Gli altri di chi? Gli altri di Aldo, un capannone di Aldo e Mister Bianco, l'hanno assicurato e l'hanno bruciato con un arcidiacono. Però io non c'ero presente, lo so per sentito dire. Per sentito dire. Nell'altro ero presente. Nell'altro ero presente. Quello di cui abbiamo parlato prima. Sì. E quell'altro quando sarebbe stato dato alle fiamme? Dopo un paio di mesi, l'ha fatto bruciare da Salvatore Pappalardo.
con un altro ragazzo di Montepochi, non so chi è. E lei sa se è stata riscontrata, se sono state riscontrate queste sue dichiarazioni da parte dei tutori dell'ordine? Non ci opposiziona la domanda. Non lo so. Può ammettere la domanda. Ha già risposto? Ha risposto, non lo so. Non lo sa. Senta, Avola, ma lei si rende conto che quando dice, per sentito dire, lei sta accusando la gente? C'è opposizione, non si capisce. La domanda è stata già posta e non è stata ammessa. Lei, quando dice, per sentito dire, o quando ha appreso una circostanza, è andata a verificarla personalmente? No. Io credevo a quello che mi dicevano i miei compagni. Penso che bugie non me ne dicevo. Cioè lei ragiona col suo metro? No, io ragionavo con la mente da loro. Cioè se un amico a me mi diceva abbiamo bruciato sto capannone, io ci credevo, perché che motivo aveva di dirmi abbiamo bruciato sto capannone? Cioè, ho capito. Ma lei lo ha appreso da loro. Lei lo ha appreso da Marsiglione? No. Grazie. Ha finito l'avvocato Marino? Signor Presidente, mi deve dare... No, sto solo chiedendo, non voglio farle fretta. Quando finirò, io mi permetterò di... Il difensore aveva chiesto la parola, mi scusi. Presidente, mi scusi, approfittando dell'attimo di pausa, se poteva riammettere in aula indelicato Fortunato... Al momento del controesame, esame pure adesso. Dovrà controesaminare oggi? Dovrebbe essere Carlo D'Abbiano e controesaminare oggi. Arriverà il difensore d'indelicato, l'avvocatessa Chiaramonte che sostituisco. Quando arriverà l'avvocatessa Chiaramonte sarà rimessa in aula. Posso andare avanti, Presidente? Sì, sì. Grazie. Senta, lei a Mister Bianco ha avuto mai interessi? No. Allora perché ci andava migliaia di volte, così come ha detto prima? Perché ci passavo. Abita da quelle parti? No, avevo una villetta a Belpasso. E quando passava da Mister Bianco, cosa faceva? No, niente, certe volte mi fermavo a Montepò, mi prendevo un caffè con Natale di Raimondo, certe volte no. Ma non aveva nessun interesse? No. Quindi non conosce assolutamente come è fatta questa città? No, io sapevo che qualche amico mio aveva qualche capannone, chi vendeva le scarpe, tipo Natale di Raimondo, o qualche maglieria... No, non mi interessa, Mister Bianco. Oh, perfetto. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Falcone. Posso io, signor Presidente, posso? Avvocato Falcone. Grazie. Sono l'avvocato Falcone, signor Avola, buonasera. Buonasera. Ascolti, lei da quanto tempo conosce Scavo Giuseppe? L'ho conosciuto in carcere. In che anno? 93. 93. Di cosa? Per quanto tempo siete stati detenuti assieme? Ma circa un anno. Cioè fino all'inizio della sua collaborazione? No, io non stavo collaborando. Prego? Non collaboravo nel 93. E lei ha cominciato nel 94, no? Sì. Quindi fino all'inizio della sua collaborazione siete stati detenuti assieme? No, poi a me mi hanno trasferito. Ho capito. Per quanto tempo quindi siete stati pressappoco detenuti? Per un anno? Detenuti non vuol dire che eravamo nella stessa stanza, però. Ma e parlavate spesso? Sì, andavamo al pallone, si parlava del più del me. Sì, ho capito. Lei prima non lo conosceva nemmeno di nome? No. Lei ricorda di avere descritto i gruppi di Catania e provincia dell'organizzazione cosiddetta Santa Paola? Sì, della provincia di Cereale ho parlato. Cioè ricorda di avere descritte ai pubblici ministeri nel corso degli interrogatori? Sì. Ricorda se parlò di un gruppo di Acireale? Sì.
Che giurisdizione territoriale aveva questo gruppo? La Cereale? Sì. Fino a Fiume Freddo, vuole farmi Giar. Se è possibile, vuol farmi un elenco dei paesi, pressa poco, se li ricorda? A partire da Cereale si finiva a Giardini Naxos. Cioè comprendeva tutti i paesi della costa fino a Giardini Naxos? Sì, anche nei paesi, ora non mi ricordo il nome. E compreso Giarre? Sì. Ma Scavo era via Cereale o di Giarre? Ma io non lo so. Non lo sa. Che lei sappia, ascolti, prima che le chieda questo, ma lei ha detto poc'anzi che nell'organizzazione alla quale apparteneva aveva una posizione di un certo rilievo, no? Quindi sapeva molte cose. Ma non mi interessava la provincia a me, infatti io non conosco neanche tantissimi moccassoti. Ho capito, quindi le cose che lei ha riferito circa l'organizzazione in provincia, diciamo, le ha prese dopo? Guardi, io a Scavo non l'ho accuso di niente. Prima. Io a Scavo non l'ho accuso di niente, non lo so che cosa. Ma non importa dire. Che l'accusi, io le sto facendo domande di natura generale. Che l'ho conosciuto in carcere e sapevo che era vicino a Nuccio, basta, non so più niente. No, io le ho fatto una domanda più specifica, se può rispondermi la ringrazio. Le cose che lei ha detto ai pubblici ministeri circa questo gruppo, squadra, non so come chiamarla, di Aci Reale con giurisdizione fino a Giardini Naxos, lei le sapeva già prima o le ha sapute dopo il suo arresto? No, prima. Le sapeva già prima? Sì. E cosa sapeva di questo gruppo di Aci Reale? Che erano amicizie nei paesini, quando mi interessava che mi succedeva qualche cosa all'organizzazione, io mi riferivo sempre all'uomo di Cosa Nostra che era Nuccio. Ma lei se la sbrigava lui. Ho capito, ma dico, lei prima del suo arresto, sì, cosa sapeva di questo gruppo di Aci Reale? Ne conosceva i componenti? Conosceva un paio di ragazze di Aci Reale. Per esempio chi? A Nuccio, a Rigono di Vista, a sì, questo l'altro ragazzo lì che ho incontrato in carcere, un paio, cinque, quattro. Ho capito. Poi altre ragazze di Aci Catena che io facevano parte di Aci Reale. Lei... Cioè, non erano di Aci Reale precise, ma erano di Aci Catena. Della zona, diciamo della zona. Voglio dire, lei ricorda di avere nominato questo Giuseppe Scavo come appartenente al gruppo di Nuccio Coscia, le lo definì così? Sì, perché lui... Cioè sì, di averlo nominato come appartenente a questo gruppo già in sì, perché lui 4... gli è successa una cosa fuori, dove lui dice io sono con Nuccio Coscia, se mi, ci puoi mandare a dire questo messaggio... Quindi questo è successo fuori, prima del suo no, arresto? No, al carcere. Ah, al carcere. Cioè, neanche lo conoscevo prima che poi Scavo. Quindi lei, che Scavo apparteneva al gruppo di Nuccio Coscia, lo ha saputo in carcere? Sì. Da chi? Da lui direttamente? Da lui direttamente, sì. Senta, ma questo Scavo le disse che apparteneva al gruppo di Nuccio Coscia o che aveva un suo gruppo a Giarre? No, Presidente, mi scusi, c'è opposizione a questa domanda, perché la domanda tende a suggerire risposte che il collaborante sinora non ha dato, con riferimento, e tocca soprattutto posizioni processuali per le quali questo difensore ha un interesse diretto. Non ci ammetto la domanda. Va bene, Scavo le disse mai di essere capo di un gruppo a Giarre o di esserlo stato in passato? No, io sapevo che lui era responsabile di quel gruppo di Giare, però non conosco nessuno dei suoi ragazzi vicini. Cioè, ma anzi, lui aveva dei problemi e voleva che Nuccio si interessava per lui. No, no, ecco, è questo che volevo dirle, così che contemporaneamente chiedo scusa alla collega, perché io non intendevo che lei mi desse chiarimenti circa posizione di altre persone. Quindi Scavo le disse di essere responsabile del gruppo di Giare? Che lui era responsabile lì a Giarre, che aveva ganci con Nuccio, era un amico, cioè per presentarsi perché non lo conoscevo. Poi cioè, c'era successo un fatto nelle bombole, dice io vorrei puoi fare lei, il favore. Mi scusi signor Avola, vorrei che lei mi dicesse le cose che ha appreso direttamente da Scavo. Da Scavo io ho appreso direttamente che era vicino alla famiglia Nuccio Cosci. Lui parlava di Ercolano, sembra, no? Di Santa Paola. Ma lui le disse comunque di essere il responsabile di Giarre per conto dell'organizzazione? A me mai. E cosa disse a lei? Niente, che volevo fatto questo favore, che ci avevano messo lì una bomba nelle bombole. E io mi sono interessato con Nuccio Coscia se per sapere chi era stato e chi non era stato. No, ma ci sono gli episodi specifici, questi non mi interessano. Lei poc'anzi, se non ho capito male, ha detto che le disse di essere responsabile a Giarre. Io? Ho capito male. Io? Scavo? Sì. Lui me l'ha detto che era responsabile lì, che i contatti li tenevo con Nuccio. Quindi le disse lui di essere responsabile a Giarre, no?
Sì, in questo modo sì, che lui corrispondeva, diciamo, per la famiglia Ercolano, Diano in particolare, tramite Nuccio Cosci. Ho capito. E ebbe anche modo di parlarle, sempre lo scavo intendo, dei rapporti che egli teneva con Catania, con qualche gruppo di Catania? No, no. Ebbe a parlargli di traffico di stupefacenti? Intendo sempre scavo, eh? Non mi ricordo, no. Mi ricordo che era stato imputato, cose, ma non mi interessava a me. No, io volevo chiedere questo, se lei ricorda, se Scavo le parlò mai di traffici di stupefacenti che egli faceva con qualche gruppo di Catania, della stessa organizzazione. Guardi, io non costavo tutta questa confidenza, non ce l'avevo. Torniamo al discorso di prima, uno deve essere un amico per parlare di certe cose, no? Il primo arrivato si confidava così. Ho capito. Ecco, allora... Io non lo conoscevo, né di fuori, in carcere l'abbiamo visto. Da questa sua dichiarazione, sì, volevo chiederle questo. Lei, quando dice che una persona appartiene a un'associazione o ad un gruppo, sulla base di quali elementi concreti lo dice? Cioè lo dice perché le viene detto, o perché lei ha un'esperienza diretta, o perché ci sono dei requisiti minimi di appartenenza? Vuole spiegarmi per favore questo? Ci sono dei requisiti minimi che può appartenere a quel gruppo e a quella famiglia, perché e quali appartenendo. Sono? E già se il Nuccio Coscia me lo presenta come un amico, e il Nuccio Coscia appartiene a quella nostra, prego, a Catania, fare, signora, e automaticamente Scavo è un amico. No, la prego di non fare nomi. Voglio dire, lei quando dice che una persona appartiene a un gruppo o all'associazione, quali requisiti minimi? A me quando mi presentano un amico, cioè perlomeno mi presentavano un amico, sì, e mi dicevano il gruppo, non era un uomo di Cosa Nostra, perché non me lo presentavano come uomo di Cosa Nostra, sì, di Cosa Nostra, ma era un affiliato. Automaticamente diventa un amico mio. Quindi, non è un uomo di Cosa Nostra, ma è un amico, è un affiliato. Ora può essere Scavo, come può essere. Quindi bisognava che glielo presentassero come amico nostro, diciamo. Sì. Perché lei si convincesse che era un affiliato, no? Sì. E se qualcuno non era stato mai presentato, lei che elementi ha per dire che era associato o affiliato? Niente, io infatti lo dico sempre che non lo considero un affiliato. Va. Quindi se una persona lei non l'ha mai conosciuta personalmente, non può dire se è affiliato. No, se me l'ha detto un amico senza che io lo conosco, io credo nella parola di quell'amico mio che quello è un affiliato. Cioè, in quel quartiere c'è Giovanni, per non fare il nome. Sì. Cioè, se io vado nell'amico e mi dice c'è Giovanni, io so che è un amico Giovanni. Ho capito, quindi questo rimane... Per me diventa un amico. Quindi rimane per lei un atto di fiducia nei confronti diventa dell'amico. Diventa un affiliato detto, alla famiglia Santa Paola. Un affiliato, un simpatizzante, come lo vuole chiamare, lo chiamo. No, a me non importa questo, io volevo capire il suo metro di valutazione, cioè fare una distinzione tra i fatti e le sue opinioni o le sue deduzioni. Cioè, se a lei un amico dice che quella persona è affiliata o associata... No, un amico a me non me lo dice è affiliata, sì, perché questo genere di parlare, anzi, si dice è un amico nostro e basta, no... Vabbè, ho capito, il gergo è quello che è, insomma, nella buona sostanza è un amico allora, nostro. Allora vai vicino io, questa è la parola. Ho capito. Senta, altre due o tre domande e ho finito. Normalmente mi pare di aver capito che ogni gruppo si occupava di qualcosa di preciso, no? Qualche gruppo di droga, qualche altro di rapina, eccetera, questo l'ha detto lei. Sì, sì. Ecco, quando lei dice che un gruppo, per esempio, si occupava di droga, significa che tutti si occupavano di droga, secondo lei? No, chi lo dice? Beh, l'ha detto lei in altre occasioni, ma io non intendo farle... L'ho detto, il gruppo di Picanello si occupava di droga, io perché non... so, di Sana Piante, che il gruppo di Picanello si occupava di droga. No, ho capito. Adesso magari entriamo più nello specifico. Io... c'era il gruppo di Montepone, che tutti vendevano droga. No, io voglio dirle questo. Io per il momento preferisco restare sulle generali, se lei è d'accordo. Così vediamo di tracciare delle linee di comprensione possibile. Beh. Volevo dirle questo. Se, quando lei dice, come ha detto, il gruppo X, per adesso non parliamo di quali gruppi, si occupava di droga, sì, significa che tutte le persone che... secondo lei, o per quanto le veniva detto, appartenevano a quel gruppo, si occupavano di droga? Sì. Senza che lei abbia avuto mai modo di riscontrare o di vedere o di sapere direttamente se effettivamente ognuno degli appartenenti trattasse anche droga? Avvocato, io non ho visto mai la droga in vita mia, non la conosco, lo posso giurare, non la conosco. Cioè io credevo, se quello mi diceva Pino, Tanino sta spacciando droga, io credevo a Tanino, ma non a Di Leo, non l'ho vista mai sta droga. Non lo so che cos'è. Quindi, secondo lei, per come ha detto, l'appartenere a un gruppo che si occupava di droga significa spacciare o trattare comunque droga? Sì.
Ma questo è un fatto o è una certo, sua... Certo, diciamo che quelli dell'organizzazione non si mettevano nella piazza a vendere il grammo. Vendevano, facevano un passamano di soldi, no? Vabbè, diciamo... io, però il momento non voglio sapere se la trattassero a quintali. Io quando parlo di ragazzi che erano, vendevano droga, non si mettevano al centro di piazza a vendere l'eroina o la cocaina, perché l'organizzazione non glielo permetteva. Gli potevano fare qualche passaggio, andavano da Carletto, la prendevano, prendevano 100 grammi, un chilo, io non lo so, quello che prendevano, e la passavano ad altri. E guadagnava sia Carlo, sia l'organizzazione, sia il ragazzo che la comprava. Ho capito. Questo, io non parlo mai che l'hanno venduto a grammi, no, ero spacciatore di grammi. Questo, è questo a suo modo di vedere? Il mio modo di vedere che sapevo io? No, no, mi scusi, è questo a suo, dico, secondo lei, per quello che sapeva lei, riguardava indistintamente tutti i componenti del gruppo? C'erano gruppi che spacciavano droga, che non lo so, a suo punto sei anche spacciatore, come si dice, trafficante, perché sì, lei è anche spacciatore. Sì, sì. Ma lei certo che non venivano al modulo a chiedere la roba a Marcello, perché sapevano che Marcello non ne trattava. Ma a lei è mai capitato di vedere o sapere che un solo o due appartenenti ad un gruppo non si occupassero per esempio di droga, ma bensì di rapine o di truffe o di furti? Io non lo so, io se mi dicevano che quello sta vendendo, si è messo con la roba, per me già è che vendeva droga. No, non sto parlando per il momento degli individui singoli, mi scusi signora, cerchiamo di essere più semplici possibili, se no ci confondiamo tutti. Voglio dire questo, se lei dice che il gruppo, mi pare che lei ha detto che il suo gruppo di vendeva droga, si occupava di rapine e non di droga, no? Ma questo secondo lei esclude che una sola persona appartenente al suo gruppo si occupasse anche di droga, per esempio? Nel gruppo di Ognina, no. A parte quel particolare che è successo con Giammuso, sì. non è successo mai, ecco. Nessuno si è permesso di dire io mi voglio mettere con la droga. Bene, ma lei è mai capitato di sapere che l'appartenente ad un gruppo che si occupava prevalentemente di droga, invece lui individualmente non ne trattasse? A me non mi è capitato sta cosa. Cioè se qualcuno mi diceva che quello trattava droga, effettivamente trattava no droga. No quello, cioè... Lei ha detto quel gruppo trattava droga e da ciò ha tratto la conclusione che tutti gli appartenenti trattassero droga. Mi segue? Guardi, io posso portare specifico Picanello. Sì? Peruccio di Leo se la faceva al modulo da noi altri, però andava spesso e continuava a Picanello a giocare a carte. Allora, ascolti, io le faccio... Aspetta un momento, così mi faccio capire, perché non mi so spiegare bene. Capire. Quando io parlavo con Peruccio mi diceva... Insomma, a Picanello viene una roba, fanno l'usura, queste erano le parole, tutti. E cioè, ma qui Danino, ma qui Giovanni, sì, Renato, sì. Sì. Cioè, erano parole di Pino. Cioè, io non ci ho chiesto mai a qualcuno se vendeva droga o cosa, non mi sono permesso mai. Cioè, non ha senso che andavo in un compagno invece che sta vendendo la roba. Mi sono permesso con Franco Giammuso perché... Lo vedevo diversamente, cioè un amico fraterno. La ringrazio di questa precisazione che mi consente di farle l'ultima domanda. Lei ha presente la differenza che esiste tra un fatto vissuto in prima persona e un fatto che si è avuto riferito da terzi? Io lo so che cosa vuol dire, certo. Benissimo. Perché sono stato imputato per sentito dire. Benissimo, io ho sentito dire, un'espressione giornalistica, lasciamola a chi fa quel mestiere, occupiamoci di cose più processuali. Visto che lei conosce bene questa differenza, parliamo per un attimo di fatti specifici. Lei ricorderà che io le ho detto qualche minuto fa... Se per lei è automatico che chiunque appartenga a un gruppo faccia necessariamente quello che fa quel gruppo. Lei ha fatto degli elenchi di nomi a suo tempo, parlando delle varie squadre, no? E poi oggi le sono state fatte dai pubblici ministeri delle domande dirette e individualizzate riguardanti gli imputati di questo processo. E quindi la mia ultima domanda, a meno che la sua risposta non me ne suggerisca qualche altra, è la seguente. Lei ha mai visto il signor Campione Andrea con droga? No, forse non ci siamo spiegati. No, scusi, mi risponda, per favore. No, se io ho detto che non ho visto mai la droga, come l'ho visto a Campione Andrea con la droga? Qualcuno, a nessuno. Qualcuno le ha mai detto di aver ricevuto o venduto o trattato affari di droga col signor Campione? No, non esiste. Io sentivo parlare che erano del gruppo di Mancino, che erano grossisti, non lo so come li devo chiamare, di droga, e basta. Io l'unica cosa che ho avuto, l'ho spiegato ieri, è stato il Carmelo Sandonicito che ha portato questa schifezza, un grammo, mezzo grammo al model. E basta, poi non ho mai visto nessuno con la droga. Signor Avola, vuol dirmi da chi ne ha sentito parlare, se lo ricorda? Ma parlavamo al model con Marcello, chi spacciava droga, chi non la spacciava, e così si parlava fra noi altri e basta.
Marcello le ha mai detto se aveva visto il signor Campione spacciare droga? No. Lei sa se il signor Campione ha un soprannome? Signor? Campione ha un soprannome? No, ora non me lo sto ricordando il soprannome di Campione. Ma sa che ce l'ha? Sì, c'ha un soprannome, non me lo ricordo. Grazie, ho finito. Intervento successivo. Avvocato Culisano, signor Presidente. Avvocato Culisano, sì. Signor Avola, lei conosce personalmente Nanni Antonino? Sì. Quando l'ha conosciuto? Nell'84. A che proposito? Mi stavo acquistando una Maserati. Dove? Alla Nicky Car. E dove esattamente? In quale punto di Catania? Piazza Europa. C'era una concessionaria in Piazza Europa? Nicky Car, sì. C'era, dico, una concessionaria in Piazza Europa? Sì, Nicky Car. Sì. E la gestiva personalmente? Sì. Aveva collaboratori? Sì. Quindi oltre a gestirla personalmente aveva anche collaboratori? Sì, un ragazzo mi si chiamava Fabrizio, se non mi sbaglio. Sì, lei ha detto poco fa che al posto della Nicky Car, della concessionaria auto, è sorto il caffè Epoca. No, la concessionaria era più indietro. Poi nella stessa zona hanno lasciato la concessionaria e hanno fatto un bar. No, scusi. Lei ha detto che nella stessa zona c'era la concessionaria? Nicky Car. E poi anche il bar? No, è stata tolta la concessionaria. Quindi al posto della concessionaria è nato il bar? Forse l'hanno ingrandito, hanno preso altre botteghe più avanti. E la Nicky Car dove è andata a finire? È andata a finire in via la Vittoria Veneto. Esattamente dove? Dopo la chiesa, all'altezza, all'alta, via Vittorio Veneto Alto. E ci sa descrivere i locali? No, era un garage e c'erano due ufficetti sopra. Quindi era sottoterra, diciamo. E nel garage cosa c'era? Macchine. Macchine, c'era anche officina? L'officina, sì. E cioè, nello stesso locale c'era officina e concessionaria? Sì, vendevano innocenti. Dico, forse non è felice la mia domanda, io desidero sapere se nello stesso locale... Sì, sì, vendevano innocenti. Sì, no, vabbè, no, dico, nello stesso locale. Scusi, signor Avola, a prescindere dalle marche, siccome le ho chiesto di descrivere i locali della concessionaria... Sì, sì, vendevano macchine e di dietro c'era l'officina. Dietro c'era l'officina. E il caffè Epoca, lei sa a chi appartiene? Che so io a Mangiano. Che significa che so io? Che me l'ho detto ieri di Mangiano. Ma chi gliel'ha detto? Marcello. Marcello. E lei sa se è una ditta individuale o una società? No, ma questo non lo so. Non lo sa. Io so che il prestanome gliel'avevano intestato a Fabrizio per coprire il nome di Mangiano e di Nania. Poi, se è vero, non l'ho accertato mai. Quindi lei non sa chi sono i veri titolari della... No, del io caffè. Chi sono i veri titolari lo so. Mi posso sbagliare nel prestanome. Ah, perché lei ritiene che ci siano i prestanomi? Sì. Quindi i soci o le persone che vengono indicate come titolari, lei ritiene che siano prestanomi? Sì. Senta un po', lei ha parlato anche di un'altra concessionaria in corso indipendenza. Sì. E qual questa era? Questa? Torniamo indietro di 10 anni però. Cioè, mi faccia capire, non coesistevano le due concessionarie? All'epoca no. Quindi la Nicky Car... Cioè, quello là del deposito di Corso Indipendenza, sì, non c'era l'autosalone. Poi l'hanno fatto l'autosalone. Era soltanto un deposito di macchine in Corso Indipendenza. In Corso Indipendenza, quindi c'era... Altro, ci siamo appoggiati per la rapina alle poste centrali. No, in Corso Indipendenza c'era un deposito di macchine. Sì, di Maserati. Esattamente a che altezza del Corso Indipendenza? Non posso dire io, un paio di chilometri dalla casa di Nino Ricciardello. Altezza non lo so perché la zona non la conosco bene. Quindi non può indicare se è all'inizio o alla fine del Corso Indipendenza, partendo per esempio... Non so neanche dove inizia il Corso Indipendenza. Da Piazza Risorgimento, glielo dico io. Non lo so. Non lo so. E quindi conferma lei che era un deposito. E questo deposito, quando poi nasce la Nicky Car in Piazza Europa, continua ad esistere? Esiste, sì. Continua sempre ad esistere? Sì. E la denominazione o la ragione sociale di questo deposito concessionaria, se la ricorda lei, di Corso Indipendenza? No. Era Nicky Car? Era Nicky Car, c'era una scivola, sotto c'erano tutte le macchine cerate, qualcuna lavata già per andare alla consegna. Ho capito. Lei ha parlato, a proposito di Nania,
l'ha indicato come un trafficante di droga. Perché ha usato questa espressione? Da che cosa le risulta? Perché io, parlando con Marcello, mi diceva che era socio con il suo... In che senso era socio? Socio nel traffico di droga. Ma per quale traffico di droga? Io non lo so il traffico di droga qual è. Cioè, così, genericamente? Non lo so, era società con il suo suocero, non so di quale traffico. Come però... lei stamattina, trattando la posizione della NIA, alla domanda del signor pubblico ministero, ha detto: so che ha trafficato in droga col suocero. Col suocero, che ho detto? Ma sa di episodi per i quali la NIA ha subito procedimenti penali? Sa No, così... so che era latitante per droga, intercettazioni telefoniche, ma non mi sono mai interessato di questa cosa. Quindi lei sa che la NIA era latitante per droga? Sì. E chi gliel'avrebbe detto, sempre d'Agata? O per averlo appreso così? Non mi ricordo se era d'Agata, l'ho parlato con Aldo, non mi ricordo. Comunque sapevo che suo cognato e cognato di Aldo era latitante per un'operazione che avevano fatto. Per un'operazione, genericamente. Genericamente. Si ricorda il periodo? Ma credo l'88. 88. Però non ne sono sicuro, no? Per quanto concerne quell'episodio della rapina alle poste, sì. Lei stamattina ha detto che avete trasferito la somma rapinata dentro un'autovettura, dentro il cofano di un'autovettura, di una Maserati. Ma dov'era questa autovettura? Dov'era? Sì. In corso di dipendenza. E voi cosa avete fatto? Abbiamo prelevato i soldi e li abbiamo portati a casa. Ma da dove li avete prelevati i soldi? Eh? Da dove li avete prelevati? Dal cofano. No, no, scusi, come ci sono arrivati nel cofano i soldi? Con una Giulietta, rubata. Da dove, da dove? Da Via Tennea a Corso Indipendenza. Cioè, dal luogo della rapina? Dal luogo della rapina che la guidava Presta Salvatore, la macchina, e Carmelo Pericone. Immediatamente, portati nel... E poi, dal cofano, quando sarebbero stati trasferiti questi soldi nella casa di Licciardello? Dopo una mezz'oretta. Dopo una mezz'oretta? Il tempo di togliere i sacchi postali e rimetterli in dei borsoni. Scusi, cioè, considerato che, come lei poco fa ha detto, non è poi molto distante la casa di Licciardello dalla concessione... No, no, non era molto distante. Ecco, e questo sto dicendo, la premessa, la domanda, che non è molto distante. Qual era il motivo per il quale voi avete spezzettato questo itinerario prima di portare la somma in casa di Licciardello? Ora glielo spiego. Quando uno arriva con una macchina rubata piena di sacchi postali, non può salire in un condominio con i sacchi postali e dopo un'ora il telegiornale dice rapinate 3 miliardi in Via Tennea, perché si capisce subito. Senta, allora si è sceso nel garage, si sono tolti i sacchi con la scritta posta, si sono presi i plicchi con ancora avvolti a centinaia di milioni, si sono messi dentro il cofano, appena siamo arrivati un altro con le macchine, l'abbiamo messo in due borsoni e l'abbiamo portato a casa di Licciardello. Sì. E mi spiega perché l'anno scorso a Bologna, 17 febbraio 95, pagina 11 del verbale, lei non parlò di questo particolare e disse testualmente abbiamo fatto base da Licciardello dopo la rapina? Non ne ha mai parlato lei? Perché non lo so, io uno fa, lei mi fa domande e io gli conto la storia precisa come no, è andata. No, scusi signor Avola, anche l'anno scorso le fu fatta la domanda a... Ma era generico, abbiamo fatto la rapina e abbiamo appoggiato a casa di Licciardello. Allora chiudiamo la discussione della rapina precisa come è andata. Va bene. Senta, per quanto concerne invece quell'episodio, scusi un attimo, scusi, è una domanda che mi suggerisce il mio condifensore. E senta, ha detto lei che la macchina si trovava nel garage, la Maserati dove fu caricata... La merce, sì. E il garage dov'è che ha detto che si trovava? In corso dipendenza. No, rispetto alla concessionaria? La concessionaria in Piazza Europa. E il garage in corso indipendenza? In corso indipendenza. Ho capito. E si trattava di un'autovettura nuova o un'autovettura vecchia? No, nuova. Senza targhe. Ho capito. Andiamo all'episodio di quel traffico di sostanza stupefacente, come dice lei, fumo. Lei ha detto che questo episodio si è verificato nel 90-91?
In quale periodo si è verificato? Credo in quel periodo, sul 90. Io le contesto. Sì, che ho detto anche prima, però ho fatto confusione perché con le date non ci sono. Ah, vabbè, no, io non mi ricordo, non ce l'ho nemmeno. Credo di aver detto 87, però era impossibile 87. Perché era impossibile 87? Perché è stato negli ultimi tempi, ho ricollegato i tempi che con Marcello su per giù la situazione che avevamo noi altri, è stato dopo il 90-91 lì. 90-91. Ma esattamente, dunque, 90-91 significa fine 90, inizio 91. Inizio 91, sì. Oh. Le dispiace essere più preciso in ordine a questa operazione di traffico di sostanze stupefacenti? Cioè, in pratica lei ha detto che si trattava di un'operazione che venne organizzata per la quale si versarono delle quote di 50 milioni per ogni contribuente, così o no? Sì. Ma che tipo di droga era? Hashish, marijuana, cos'era? Fumo. E da dove doveva arrivare? Non lo so. Non lo so. Lei ha detto che l'operazione è andata male. Sì. Esattamente, sa lei perché andò a male questa operazione? Che dice che è intervenuta la finanza e hanno buttato... Dice, scusi, chi dice? A me l'ha raccontato Marcello. Ah, quindi perché sempre c'era... per averlo appreso da altri. Lei sì, io non ho partecipato a questa operazione. No, significa, può non partecipare... L'ho appreso da Marcello, sì. Quindi gliel'ha detto Marcello. Che l'operazione è andata male e ci aveva rimesso questi soldi di tasca. Ma perché andò male l'operazione? Perché arrivò la finanza. E che cosa successe? Fu sequestrata questa sostanza? No, la buttarono a mare. Ma buttata a mare fu poi rinvenuta da qualcuno? Si ricorda, lei sa se fu rinvenuta da qualcuno la sostanza, in che località? Se a Catania, vicino Catania, all'estero? No, è stata rinvenuta fino alle coste delle Calabrie. Questa sostanza? Perché galleggiava? Sì, e questo l'ho visto anche in televisione. E mi dica un po', 90-91, lei conosce i nomi delle persone che parteciparono a questo finanziamento, perché l'ha detto? Ma sempre perché gliel'ha riferito Marcello D'Acata? No, io sono andato con Marcello D'Acata da Mangiano Francesco in via Battello. Quando? Quando si stava organizzando questa cosa, perché Marcello 90-91. Diceva... Non lo so se è di preciso, può essere 90, può essere 89 fine, non... sulla data non sono preciso. No, ma io non lo so, approssimativamente, non pretendo la... E credo sul 90, non... Ma, non so. 89, 90, 91, non lo so, fissiamo una data. Così, approssimativamente, non deve essere esatta. Credo 91. 91. E lei si recò da Mangiano? No, mi dice Marcello a me che stavano facendo un'operazione di fumo e volevo investire 50 milioni e mi chiede a me se volevo anche io investire 50 milioni che guadagnavamo un paio di 100 milioni a testa perché ci servivano soldi. Io gli ho detto che non mi interessava e lui partecipa a questa... Dice una volta sola che quando mi prendo un po' di ossigeno così mi risollevo un po' che va a debiti cose sue personali, non lo so. Andiamo da... Aspetta, gli racconto tutta. Sì. Dovremmo cercare di limitare l'esame. Signor Presidente, se andiamo è importante anche perché investe diverse posizioni, non soltanto. Appunto, ma io risolvo le posizioni anche di altri imputati. Dico, risolvo anche le posizioni di altri imputati che sono stati indicati dal signor Avola come. Sì, però. Signor Presidente, io solo che non sono assistiti da lei. Certamente che sono assistiti da me. Altrimenti non farei domande. Prego. Scusi, signor Presidente, ho voluto di capire che parlava di D'Agata in questo momento. No, assolutamente. Allora ho equivocato io. Assolutamente. Non mi permetterei fare domande per posizioni che no, non no, 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 in quello nella risposta. Non è nella sua domanda. La mia domanda è questa. Cioè, come lui viene a conoscenza della operazione e di colore, i nomi di coloro i quali parteciparono a finanziare l'operazione. In questa seconda domanda bisogna signor Presidente, usare una certa cautela perché investe posizione di imputati in difesa da altri. La faccio con tranquillità perché ha toccato tutti i miei assistiti. Va bene. Allora, signor Avo. E allora vado con Marcello D'Agata da Francesco Mangiano in via Battello e si parla di mettere questi 50 milioni a testa e poi viene Tomaselli, c'era Pippo Strano lì e parlavano di questo... Scusi, degli Strano chi c'era? Dei fratelli Strano chi c'era? Non l'ho percepito, se vuole ripetere. Mi sembra il fratello quello Strano Mario.
O Mario o Pippo, non mi ricordo di preciso. Non si ricorda di comunque due c'era tizio. Carmelo, c'era... è venuto Tomaselle. E li ha visti nell'abitazione dove si trovava Mangion? Di preciso mi ricordo Tomaselle. Poi c'era anche... Perché si ricorda Tomaselli di preciso? Cioè, come mai ha questo ricordo nitido sulla figura di Tomaselli? Perché parlando con Marcello, lui conosceva Tomaselli, conosceva Nino Tomba, Nino Florio, e si stava mettendo a disposizione per un furto per appoggiarci nel garage che aveva lui in via Tennea, lì al grattacielo. Okay. E sento un po', ma lei ha visto che furono versati 50 milioni? No. E allora di che cosa si parlò con Mangion? Con Mangion si parlò che lui, Marcello, si voleva interessare per fare questo sbarco per non farlo andare a male, invece trovò Mangion che... Sì, questo già l'ha dichiarato ieri. Un casino, sì, l'ho dichiarato ieri, vero? Sì. A me interessava soltanto sapere se lei per caso aveva assistito alla consegna del denaro. No, quando mai? E scusi, allora i 50 milioni, la quota pro capite, a chi fu versata? A Mangion. Ma lei lo sa sempre per sentito dire? Sempre per sentito dire da Marcello. Perché lei non ha visto? No. Ho capito. Per quanto riguarda invece la posizione di Strano, lei stamattina... parlando a proposito di un traffico di armi, ha parlato di Strano Mario. Sì. Mi vuole per cortesia specificare i termini dell'operazione? Con riferimento alla posizione di Strano Mario. Strano Mario, arrivava questo pagano, si appoggiava a casa di Strano. Ma lui come fa a saperlo? Perché io una volta ero lì. Nell'87 ero lì insieme a Mangiano Francesco e Aldo Ercolano. Nell'abitazione di Strano Mario? Sì. E dove abitava Strano Mario? Io non mi ricordo dove abitava. E allora? Anche 86 era. 86. 87. Cioè la data, ce la dice? 86, sì, super giù 86. 86 si trovava nell'abitazione di Strano Mario. Però non ricordo in quale zona della città si trovava l'abitazione, o si trovava l'abitazione di Strano Mario. No, so che abitavano tutti e due fratelli vicino, ma no... Non ricordo dove. E allora cosa accade? Santa Catalina Battiati, mi sembra, non sono sicuro. Santa Catalina Battiati? Non sono sicuro. Sì. E allora? E allora è venuto questo pagano, ha cercato Aldo, era lì e si è fatto il primo carico di armi. Cioè, ma in quell'occasione pagano ha consegnato qualcosa? A Strano Mario? No, a Strano o ad altri presenti? No, a Strano Mario no, Aldo gli ha consegnato delle armi. In quell'occasione? Se ne sono andati fuori, non era a casa di Strano Mario. Lì c'era anche Mangiano Francesco lì dentro. Ma chi sono andati fuori? Aldo e Pagano. Quindi Strano Mario in tutto questo discorso non c'entrerebbe? No, io ho detto soltanto come appoggio a casa sua, non ho detto che le ha consegnato a Strano Mario. Scusi, signor Avola, così anche per capirlo noi, lei cosa intende per appoggio? Quando uno va a trovare un amico appoggia in quella casa. Ah, cioè vende una visita di cortesia, ospitalità. E cercava Aldo. C'era Francesco Mangiano che era l'aiutante. Benissimo, no, mi interessa, scusi, ma mi interessa per Strano Mario. E Strano Mario, cioè, dava ospitalità a Francesco Mangiano che era l'aiutante. Va bene, però Pagano va da Strano Mario soltanto così, per fargli una visita di cortesia. No, per cercare Aldo, che era arrivato con le armi. Ma in relazione al traffico di armi, Strano Mario non ha nessuna partecipazione. Non l'ho detto mai io che ha partecipazione alle armi. Ma no, scusi, lei non l'ha detto, però siccome a me era parso di capire che, e anche allo Strano, che una partecipazione ci fosse stata, mi fa piacere che lei ora dia questa conferma. Quindi praticamente Strano Mario non ha nessun interesse a questa operazione. No. Mi fa piacere. E allora io con lo Strano Mario ho finito. Poi, scusi, un'altra cosa. Lei parlando dei due fratelli, Strano Mario e Strano Giuseppe, ha detto che entrambi collaboravano con Mangiano Francesco. Sì. In che termini collaboravano? Nel senso di sbarco di sigarette, di droga. E lo sbarco di sigarette a quanto tempo risale? Tanti anni fa. E perché lei dice, aggiunge alle sigarette anche la droga?
Perché dopo hanno lasciato le sigarette e si sono messe dopo con il fumo. Quando? Dopo un paio d'anni. Perché io fino all'82... Fino all'82 hanno fatto uno sbarco a Vittoria, che ci sono andato anch'io, di sigarette, erano sigarette effettivamente, tranne che dentro i pacchi non c'erano sigarette. Ma quando ci sono andato io a Vittoria per fare sto sbarco erano sigarette. Sì. Poi giravo la voce, perlomeno, me lo diceva Marcello, che erano diventati trafficanti di droga e si sono messi con la droga. Non ho mai parlato neanche con Francesco Mangiano di droga io. Benissimo, grazie, mi fa piacere sentire questo. Poi ancora un'ultima domanda e ho finito. Torno da Tomaselli Giuseppe. Lei poco fa ha detto che si era messo a disposizione perché avrebbe offerto un appoggio a proposito di furti di autovetture? No, non ho detto io questo. No, ho capito male. Se... Ci stava dando l'appoggio perché noi altro volevamo fare il furto al Monte di Sant'Agata. Sì. Allora dovevamo appoggiare l'attrezzatura lì. Lì dove? Nel garage di Tomaselli. Sì. Senta, e il garage di Tomaselli, lei può dire alla corte dove si trova? Grattacielo. In quale zona della città? Grattacielo, dietro la spalla di via Attenea. Sì, e lei c'è mai stato nel garage? Lì dentro, sì. Sì, e sa com'è l'apertura, se è un visibile a tutti i passanti, se è zona trafficata? No, no, c'è la sbarra. Sì, ma dico, è visibile dall'esterno? C'è scritto garage. Lo so, dico, l'interno del garage, si vede? No. Non si vede dall'esterno? No. Non si vede. Va bene. Cioè, uno posteggia la macchina e se ne va. Sì, 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 no. No, allora forse non è stata intesa bene la mia domanda. Voglio dire, per il passante, per colui il quale passa per via Cimarosa o Largo Paesiello, come la vuole chiamare lei, e si accorge che dentro ci sono autovetture parcheggiate oppure no? Si può vedere dall'esterno? L'interno? È possibile scrutarlo passando per la strada? Guardi, io non ci ho fatto mai caso, non lo so. Benissimo. Lei sa se per caso a pochi metri dal garage esiste un commissariato della Polizia di Stato? Non lo so. Non lo sa. Ho finito, signor Presidente, grazie. Presidente, se è possibile. No, Presidente, mi scusi, integrazione della stessa posizione Cancemi. Mangiano due domande. Sì. Avvocato Cancemi. Signor Avola, si ricorda in quale periodo il Mangion Francesco era latitante? Ma da quando l'ho conosciuto io in diversi periodi. E cioè quando l'ha conosciuto lei? È stato latitante nell'84, poi si è liberato perché è venuto a fare qualche colloquio al carcere di Catania, poi gli hanno fatto un altro mandato di cattura e poi credo che non si è liberato più, è stato sempre latitante. Dall'84 in poi? 85, perché ci faceva qualche colloquio lì a noi altri. All'epoca poteva entrare lui, conosceva qualche guardia, perché non aveva, diciamo, non aveva parente lì dentro. Però veniva a fare qualche colloquio. Lei sa dirmi per quale fatto, per quale reato era latitante il signor Mangion Francesco? Ma che so io, era latitante per l'omicidio di Castelvetrano, per come sentivo parlare a lui. Nessun'altra domanda, grazie. Sì, avvocato Passanisi. Sì, anche perché sono poche domande, quindi. Allora, signor Avola, lei stamattina ci ha detto che Pulvirenti Giuseppe e Agata Marcello divennero consiglieri contemporaneamente, vero? Sì. E lei ha anche detto che tutto ciò è avvenuto dopo l'arresto di Mangion Francesco, lo conferma, vero? Sì. Sì. Senta, lei ricorda in che anno ha conosciuto Agata Marcello? Credo 82. E mi pare che l'ha già detto, andando, frequentando il bar, mi pare di aver capito. Sì, no? Anche se lo conoscevo di prima, diciamo, non lo frequentavo io perché non... Cioè l'aveva visto, ma visto una persona non, c'era, visto. Non c'era un rapporto, sì. Diciamo, di amicizia, ecco. Solo dall'82 in poi si crea questo rapporto di amicizia, mi pare di aver capito, no? Comincio a conoscere Marcello Daga nell'82, sì. Sì. E lei ci sa dire se a quell'epoca, quando lei l'ha conosciuto... Marcello D'Agata era già uomo d'onore? Non lo so. Io l'ho saputo dopo che è stato fatto prima.
Persone l'81. Lei l'ha saputo quando? Dopo che hanno fatto me, io sapevo che Marcello Daga è stato fatto insieme a Piero Puglisi e Aldo Ercolano, circa nell'81. Circa nel? L'81. Ma mi dico, lei quando l'ha conosciuto nell'82, sapeva che Marcello Daga era uomo d'onore? No, io non sapevo neanche che esisteva la Cosa Nostra. Ah, ho capito. Nell'82 questo. Quindi lo apprende solo dopo che lei viene fatto uomo d'onore? Che... Ma può essere dopo un anno, dopo due che io ero stato fatto. Cioè, parlando, lui mi ha detto che era stato fatto insieme a Aldo Ercolano e Piero Puglisi. Il suo padrino era Salvatore Santapaolo. Cioè, me l'ha raccontato lui. Come? Scusi. Me l'ha raccontato lui. Sì. Quando si fidava di lei, ovviamente. Quando si fidava di me, sì. Lei ha fatto da testimone alle nozze a Daga da Marcello? Sì. Lei ricorda se Daga da Marcello era socio nel Bar Paradise? Non era socio nel Bar Paradise. Ah, scusi, forse ho sentito male. Non era socio, vero? A Paradise no. Perfetto. Senta, lei ricorda se Daga da Marcello si presentò alle elezioni? Sì. Qualche volta? Sì. Si sa dire il periodo? Credo nell'82. Nell'82. E lei ricorda se partecipò a questa campagna elettorale attivamente? Sì, io giravo con la macchina, con la sua fotografia, a fargli questa cosa. Cioè c'era la fotografia sulla macchina? Sì. E distribuiva volantini sì. Sempre con la fotografia di Dagata, di vero? Dagata, sì. Sì, ho capito. Ma nei volantini non me lo ricordo se c'era la fotografia, ma nella macchina... Vabbè, su per giù. Sì. Senta, un'altra domanda, stiamo quasi per finire. Lei ha riferito stamattina, o forse ieri, di un suo progetto, chiamiamolo così, di evadere dal carcere di Piazza Lanza. Lo conferma, vero? Ci speravo, sì. Sì. E questo suo progetto lo comunicò a Daga da Marcello? Sì. Per farsi aiutare in qualche maniera? Dall'esterno. Dall'esterno. Ci può indicare quali erano le modalità di questo suo progetto? Come sperava di riuscire a evadere? Io? Sì. Io volevo fare mettere una carica di tritolo dietro il muro di cinta, che non è tanto efficace, la Piazza Lanza. Volevo fare rubare una motopala insieme a Branciforte, che si doveva interessare a lui, e mentre noi altri eravamo a giocare a pallone, e all'esterno della strada, del lato di dietro, diciamo più al carcere di Piazza Lanza, rompere il muro di cinta e in quattro ce ne andava. E quindi questo l'avrebbe dovuto fare Daga da Marcello, che mi pare di aver capito che però le sconsigliò di farlo. Lui mi ha detto che non c'era di bisogno perché i cosiddetti. Senta, un'altra domanda. Lei ha detto che Crisafulli Giuseppe partecipò alla rapina di Alessandria. Sì. Lei si ricorda se in quel periodo il Crisafulli faceva già parte del gruppo di Ognina? Sì, certo che faceva parte del gruppo di Ognina. Come partecipava alla rapina? Senta, abbiamo quasi finito, eh? Una domanda, le rapine, lei ci ha detto che erano dei reati che ognuno poteva commettere come voleva, lei ci sa dire se le rapine potevano essere commesse anche con persone non appartenenti a qualche gruppo dell'organizzazione? Io ne ho fatta una sola con ragazzi di San Domazio e di Cappello. Sì, no, non mi riferivo a lei personalmente. Sto dicendo, era una cosa consentita questa? Magari chiedendo il permesso, era una cosa discretamente normale? Ma qualcuno del gruppo dei malpassati o qualcun altro li faceva? No, mi scusi, vorrei che fosse più preciso. Dico, gli appartenenti all'organizzazione di cui lei faceva parte... Era consentito a questi appartenenti di fare rapine con persone non appartenenti ovviamente a gruppi rivali, questo mi pare logico, ma diciamo a non appartenenti, a non affiliati. Era consentito sì o no? Sì, si poteva fare. Perfetto. L'ultima domanda e abbiamo finito e non la disturberò ulteriormente. Lei si ricorda se Daga da Marcello partecipò in qualche maniera, come ideatore, come partecipante, ad una rapina in Piazza della Repubblica di fronte alla Banca d'Italia, dove purtroppo per chi partecipò a quella rapina andò male, perché mi pare che furono arrestati quasi tutti o tutti. E ricorda quasi tutti.
Perfetto. Lei ricorda se in qualche maniera D'Agata Marcello ebbe una sua veste in questa rapina oppure non partecipò completamente? No, non partecipò. Sapevo della rapina che lo stavo organizzando. Perfetto, ma grazie. Nessun'altra domanda. Presidente, mi scusi. Se può dar atto della mia presenza e riammettere il mio assistito in aula, grazie. Abbiamo provveduto. E l'intervento successivo all'avvocato Di Giorgio. Sì. Sent'Avola, che ha parenti nelle istituzioni, in particolare chi ha parenti in ipotesi agenti ufficiali di polizia giudiziaria, può diventare uomo d'onore? No. Senta, fra, e parlo di Catania, il momento in cui una persona viene fatta uomo d'onore e il momento in cui lei normalmente ne veniva a conoscenza, che tempo poteva passare? E poteva passare un giorno come un anno. Perché se non ci incontravamo tre persone la stessa cosa non si poteva mai presentare all'altro. Lei ha mai saputo in altra maniera, cioè senza la presentazione, che un uomo era stato fatto uomo d'onore? Sì, però non me l'avevano presentato, sapevo che quello non era uomo d'onore. Giusto, non gliel'avevano presentato. Quando le dicevano senza presentarlo che un uomo era uomo d'onore, lei riteneva che fosse una notizia vera, falsa o che altro? Vera. Quindi lei lo poteva sapere anche molto prima, normalmente? Sì. Bene. Lei conosce Gran Gagnolo Carmelo? Sì. Lei sa se è collaborante? Sì. Lei sa se si è mai drogato? Sì. Lei sa se dava problemi con la sua famiglia? Sì. Lei sa se per queste ragioni era stato deciso qualcosa? Sì. Che cosa? Si doveva ammazzare. Lei sa se era in sensi, nel senso che dava di testa o era sano di mente? Cracagnolo all'epoca? Certo. No.